Sono io che ringrazio Raffaele, Alleanza per Internet, il Presidente Francesco Pizzetti, Google per il contributo a questo incontro, perché la voce dei consumatori non è abituale in simili contesti. Sicurezza e consumatori, atteggiamenti da parte loro del tutto polarizzati. I consumatori si alternano tra i tecnoentusiasti a qualunque costo e i diffidenti a qualunque costo. E la spiegazione di questa polarizzazione, di questa biforcazione è semplicemente nella loro pochissima cultura di base. Che se ne dica, non lasciatevi mai dire dall'impresa, no, oggi i consumatori sono finalmente consapevoli, padroni delle loro scelte, l'iperconsumatore, quando ve lo ripetono ossessivamente come fanno a me, c'è qualcosa di cui preoccuparsi. Non è così, certo c'è chi si sa informare, chi si sa documentare, ma molti sono preda delle cronache del momento e quindi immaginate in uno scenario cognitivamente così basso quali danni può creare la notizia per cui tempo fa vengono rubate le password della PlayStation. Panico nei consumatori, migliaia di email alle associazioni, cosa dobbiamo fare? Un anno fa un furto in Spagna di codici di carte di credito che blocca anche le carte italiane. Oddio, i miei patrimoni saranno a rischio, neppure ai tempi dei default bancari questi scenari di terrore. Recentemente codici e password dei bancomat. Perché vi dico questo? Perché un'opinione pubblica così ondivaga, così umorale, così soggetta a queste reazioni è naturalmente un pericolo per il sistema. Altri sistemi hanno pagato ferocemente questi danni, l'industria alimentare è il caso più classico, c'era il periodo in cui non si comprava pollo, il periodo in cui non si comprava carne, il periodo in cui non si comprava il latte. Ecco, noi non possiamo accettare, tanto più noi in un ruolo, speriamo, costruttivo, dialettico, che i consumatori siano lasciati in questa situazione. Quindi una prima responsabilità, fermo restando che il diritto all'informazione, io feci una tesi di laurea con Giuseppe Corasaniti che aveva proprio questo titolo molto tempo fa, il diritto all'informazione è anche il dovere di informarsi, quindi non fraintendetemi, non imputo ai consumatori una situazione per la quale dall'alto li deve calare il pane quotidiano, c'è anche un dovere che noi cerchiamo di stimolare ad informarsi. Ma tornando al tema della sicurezza, oggi sono stati toccati molti aspetti, io mi permetto di complicare il quadro e di aggiungerne, perché cos'è la sicurezza per i consumatori? Certo, c'è il tema della riservatezza con il quale abbiamo aperto, che peraltro ha molte declinazioni, lo conoscete tutti, il rischio della profilazione del consumatore, faccio una ricerca su un motore di ricerca, il giorno dopo ricevo stranamente informazioni adatte al mio caso, recentemente mi è successo su Twitter di ricevere, voi sapete che anche Twitter si sta arricchendo, forse arricchendo non è il termine giusto, di piccoli messaggi promozionali e il giorno dopo aver cercato e prenotato la mia vacanza, lo dico a tutti, tanto lo sa Twitter, in Grecia per quest'estate, il giorno dopo ricevo un messaggio promozionale sulla Grecia. Forse troppo tardi, allora ho twittato una cosa su Facebook è la normalità, ma mi ha stupito questa cosa di Twitter, tanto che ho twittato una cosa cacofonica perché ho twittato quoque tu Twitter. Quindi se vi piace è un hashtag che avrei piacere di... Perché mi sono stupito che anche Twitter, luogo dove almeno vengo lasciato in pace, vengo lasciato libero, ricevessi un'informazione del genere. Ma guardate che non è tutto, perché come giustamente mi facevano osservare potrebbe anche essere utile. E noi lo raccontiamo ai consumatori. Pensate il vantaggio di ricevere un'informazione adatta ad un single quale sono io e non le informazioni sul costo dei pannolini. Insomma, mi metterebbero in imbarazzo, visto la mia età avanzata. Ma è più complicata da spiegare ai consumatori. L'altro giorno con Raffaele gli raccontavo un trucco. Gli dicevo, guarda, se devi comprare un volo, prima di ritornare su quel portale, no? Uomini come Raffaele cominciano a cercare un volo per Madrid, poi una telefonata importante, si fermano. Io vado ogni giorno a Madrid. Quindi... Ho fatto un nome a caso, avrei potuto dire Ibiza, ma insomma. Gli consigliavo, guarda Raffaele, in quei casi ti conviene cancellare i cookies, perché al tuo ritorno sul portale low cost, ci fanno credere, anche qui ci sarebbe insomma da aprire una...
recentemente l'antitrust ha sanzionato i travel shop online proprio sui temi della loro convenienza. Ma insomma, cancella i cookie, perché se tornerai su quel portale ti riconoscerà e il prezzo aumenterà. Visto che parlavo con una persona piena di esperienza, mi ha girato un altro insegnamento che condivido anche con voi. Mi ha detto: sai Massimiliano, può succedere anche il contrario. Mi è capitato di cercare una compagnia di assicurazione su questi portali ormai molto pubblicizzati e, interrotta la ricerca, al secondo accesso la trovo più economica. E siccome sono un consumatore furbissimo e non furbo, non l'ho comprata subito, ho detto vediamo domani che succede. E ti stupirà Massimiliano, ma il giorno dopo quel costo dell'RC Auto era ancora più basso. Se avesse cancellato i cookie, a dimostrazione che non possiamo insegnarla tagliandola con l'accetta alla cultura, non avrebbe avuto offerte più basse. Allora, questo è il tema della profilazione, è un tema complesso, ma mi avvio a concludere e poi magari interagiamo. Il tema dell'informazione, la sicurezza dell'informazione, spesso lo sottovalutiamo, ma l'informazione che noi riceviamo è sicura da un punto di vista economico e da un punto di vista di genuinità? Vanno tanto di moda gli aggregatori di prezzo e di offerte, no? La televisione che paradossalmente ci veicola l'internet, facile.it, subito.it, cosa fanno questi portali? Aggregano offerte e ci presentano il mutuo più conveniente, la compagnia di assicurazione più conveniente, i viaggi ormai sono ovviamente cosa ben nota. Allora, che certezza abbiamo che quell'aggregatore fornisca al consumatore tutte le informazioni disponibili, non abbia magari, citerei TripAdvisor tanto per citare un caso che è finito agli onori della cronaca, ma contro il quale ovviamente non ho nulla, di informazione dopata o dall'albergatore vicino o piuttosto dal titolare dell'albergo. Allora metto sul tavolo anche il tema della informazione, quanto questa è genuina e attendibile. E poi per i consumatori, questa è la più importante, c'è la sicurezza economica. Sicurezza economica vuol dire sicurezza delle transazioni, che vuol dire non comprare un prodotto contraffatto, e su questo la magistratura sta intervenendo bloccando dei siti che vendono prodotti contraffatti, ma vuol dire anche essere certo del corretto adempimento. E su questo devo dire, con Giuseppe ne abbiamo discusso molte volte, è troppo difficile ottenere giustizia dalla magistratura civile e penale. Io da un sacco di PM mi sono sentito rispondere: avvocato, è una questione civilistica. Quando era una questione di inadempimento, attenzione, certo, in alcuni casi è civilistica, ma altre volte, quando l'inadempimento è seriale, è una truffa contrattuale, uno degli istituti più difficili da dimostrare in giudizio, ma questo è quello che si attendono i consumatori. Banalmente, non vi citerò il nome di uno dei più grandi venditori online, non è eBay e l'altro, ha erroneamente messo il prezzo di una, due mesi fa, di una videocamera sul web. È una storia educativa, 1000 consumatori hanno comprato una telecamera ad un prezzo che non era quello reale, ma intendo dire a 30 euro invece di 300. Amazon era tenuta a vendere a quel prezzo perché aveva già fatto avere la conferma dell'ordine. Ad Amazon ho dimostrato che so fare il mio mestiere, perché di quei 1000 consumatori ne ho tolti 300, lo sapete perché? Perché erano consumatori che avevano comprato più di un pezzo. Erano degli approfittatori, non erano dei consumatori, erano probabilmente soggetti che volevano farne commercio, ma dei restanti 700 ancora non riesco ad avere giustizia, e rivolgermi a un giudice mi sembra troppo complicato. La chiave di volta, dal mio punto di vista, più informazione ai consumatori, preventiva, anche grazie a Google io ho imparato gli strumenti che alcuni motori di ricerca mettono in campo per proteggermi. La maggior parte dei consumatori purtroppo non li conosce, forse già raccontargli che cos'è un cookie è una cosa troppo difficile oggi. Questa è la sfida, capacitare i consumatori.